Ma che cosa fai? Cerco le sigarette. Oh, Pio. Ma insomma, Pio, che modo di fare è questo? Prima che finisca la colazione lasci la tavola ai nostri amici. Cara, la colazione è bella e finita. Dovevi aspettare che mi alzassi io. No, non ne potevo più. Dio mio, che colazione. Camilla e Francesca non fanno altro che litigare. Povera Francesca, tanti dispiaceri. Camillo è incorreggibile. Li avevi invitati per festeggiare la riconciliazione, eh? Ha un bel successo la tua colazione. Peccato però perché i tuoi tordi meritavano maggior riguardo. Sentirli fammeli domani, eh? Sì, caro, ma adesso... Sai che io non potrei mica vivere come quei due, eh? Lo so, caro. Ma ora andiamo di là in fretta, è imperdonabile, li abbiamo lasciati soli. Senti, era l'unica cosa educata che noi potessimo fare. Ma che dici? Eh sì, apprezzeranno molto la nostra riservatezza. Io vado. Credi a me, è meglio lasciarli sfogare. Io voglio molto bene a Camillo, è un mio amico, poi è il mio editore, Ah, a proposito, mi hai comprato la carta da musica? Sì, è sul piano. Questa sera finisco il valzer. Oh, bravo. Senti, caro, Francesca è tanto simpatica, ma... Sì, bisogna ammettere che i nostri amici sono un po' turbolenti, Stando con loro si impara ad apprezzare la nostra tranquillità. Mi vuoi bene, Donata? Neanche un po', caro. Sì, è vero, qualche piccola contrarietà l'abbiamo anche noi, A che ora arriva oggi, mamma? Io? Vorresti dire che il soggiorno di mamma qui da noi non ti fa piacere? Oh, Donata, come puoi pensare una cosa simile? Io sono in ansia. Non vedo l'ora che arrivi. A che ora? In fondo voi due vi accapigliate un po' così per spirito di corpo, ma vi volete un bene dell'anno. Oh, certo. A che ora? Che cosa? Arriva mamma. Ha detto nelle prime ore del pomeriggio, tra poco sarà qui. Ai, con che mezzo? Ha preso a Nolo una carrozza. Vedi, se avessero proibito la circolazione delle carrozze... Io non... Volevo dire, se avessero proibito la circolazione delle carrozze, sarebbe stata capace di arrivare fin quassù a piedi, povera donna, ci vuole tanto bene. Non hanno ancora finito, Povera Francesca. Ah, Camillo farebbe bene un po' di dimestichezza con tua madre. Eh? Sì, lo calmerebbe, sai, lei è una donna così piena di risorse. Ci disturbano anche qui. Senti, sarà meglio sloggiare. Sei una visionaria! È una pazza visionaria! Ecco, dovete scusarci. Ma figuratevi, Camillo. Scusarci. Come pranzo di riconciliazione non è troppo riuscito. No, magari è stato un po' prematuro, avremmo dovuto forse farlo giovedì. Sì. Beh, io vado di là da Francesca, Sì. Su, non te la prendere. Senti, vuoi che ti faccia sentire il mio valzer? Ti è riuscito, sì. Sì, sono proprio contento. Quando fai conto di lanciarlo? Subito. No, subito no. L'hai detto tu stesso. Prima bisogna lasciare sfogare l'altro mio valzer, quello delle sirene, quello che hai stampato 10 giorni or sono. Quello dico è un bel successo, Non c'è male. Hai fatto il contratto con la radio? No. Ieri mi hai detto sì. Allora sì, se lo sai perché me lo chiedi. Perché. Francesca. Se penso a Francesca ancora una volta, non è possibile stare. Ti faccio sentire il valzer. Ma lo credi proprio necessario? È ma meglio, ti pare il caso di valzer? Sì, aspetta. Sogniamo il cantante. Faccio servire il liquore qui. Ho sempre quella vecchia acqua vite, Camillo, ne vorreste due dita? Volentieri. E tu, Francesca? Grazie.
spero che vi abbia chiesto scusa, eh? Ah, certo, certo, cara. Io! Che io? Ma non capisco! Guarda, guarda! Tonata, capisce, vero? Sì, non è possibile! Per favore, non parliamone. Io non chiedevo che di passare un'ora in pace con voi. Ma cosa posso farci se soffri d'allucinazioni? Allucinazioni? Sì, se messi in testa che io faccio la corte a quella vedova che abita nella villa qui accanto. Sì, sì, lo sappiamo. Che lo cosa sapete? Che lo sa? No, sappiamo l'argomento della discussione. Sono 10 giorni che... Non fate altro che... È una mania la sua. Non farmi parlare. Cosa? No, non me lo dico. No. Ma cosa fischi tu? Che fischi? Il valzer. Ti fischio il valzer in giardino. Che fischi? Non lo so. Ti fischio il valzer in giardino. Donata, Donata. Sapessi com'è stancante dover difendere così con le unghie e coi denti la fedeltà del proprio marito. Senti. Senti, cara, ma sei proprio convinta che Camillo abbia un debole per la nostra vicina? Ah, altro che! 15 giorni che le ronza attorno, da quando siamo venuti in campagna. Oh, credi a me, non posso lasciarlo un momento. Devo sempre fargli una scenata tutti i giorni, tenere una briglia corta se non scappa. Tu lo vedi com'è, non è cattivo, è uno stupidone. Se fa tanto di conoscere una donnina qualsiasi, perde subito la testa, cambia cravatte 3 volte al giorno, ordina dei vestiti nuovi. Mi fa dei regali! Ma mi fa a te i regali? E niente male, no? Già, è il suo modo per mettere in pace la coscienza. Ah, Donata, Donata, sapessi quante ne ho passate? Tu proprio non te lo puoi immaginare, sai? Povera Francesca, ti capisco. Ah, no, tu sei l'unica che non può capirmi. Sei una privilegiata con un marito come il tuo. Ma di la verità, tu non sai nemmeno cosa vuol dire gelosia, eh? Ma nemmeno un'ombra, una sfumatura in 10 anni di matrimonio. Ti confesso di no. È impossibile essere gelosa di Pio. Straordinario. Eppure un uomo seducente. Molto più bello di quel gnoccolone di Camillo. E poi è simpatico. Ti prego di credere che le occasioni non gli sono mancate. Parecchie care amiche hanno provato, ma lui le disarma tutte con il suo candore. Non se ne accorge nemmeno. Beh, capirai, adesso dormo fra 2 guanciali. Quale può essere il vostro segreto? Prima di tutto ci vogliamo molto bene. Oh, sì? Ma certe volte non basta che quel gnoccolone di Camillo mi è molto affezionato. Ma forse voi, dopo 10 anni di matrimonio, siete riusciti a mantenere un'intimità coniugale? Si dico, una luna di miele prolungata? Beh... Sempre lo stesso? Insomma, ti ho detto, ci vogliamo bene, ma naturalmente in 10 anni molte cose si placano, prendono il giusto ritmo. Volevo ben dire? Pur conservando gran parte della loro piacevolezza, eh. Ma allora è proprio come da noi, perché anch'io e Camillo, eh. Ma perché Pio è fedele e Camillo no? Dipende soprattutto dal temperamento di Pio. Vedi, cara, io mi sono convinta che si nasce fedele. Sì, così come si nasce col naso storto, col naso dritto, con un neo sulla guancia, Pio è nato fedele. Sei fortunata, guarda. La fedeltà alla sua donna, alla sua casa, alle sue abitudini, è per lui una specie di abito mentale, di seconda natura, senza i quali non saprebbe vivere. Un uomo unico. Lui ha bisogno che la moglie sia sempre sorridente, che la casa sia sempre allegra. Che nessun sospetto turbi la sua tranquillità, che... Un angelo, un angelo, un angelo. Ti prego di credere che non è sempre facile questo modo di vivere, sai? Devo nascondergli ogni malumore, ogni contrarietà. Mostrargli un viso ridente anche quando sono furiosa. Dirgli che la servitù è ottima, anche quando ho appena licenziato la cuoca e io mi ammattisco in cucina. O poi, se ho mal di testa, ingoiare le pillole di nascosto. E se ci sono dei debiti, arrangiarmi per pagarli. Ricordati, cara, che la fedeltà dei mariti è sempre piena di un po' di egoismo. Già, ma piuttosto di vedere quel gnoccolone di Camillo fare il cascamorto. Ecco, vedi per esempio com'è Pio nel suo lavoro. Guai se incontra un inciampo, una contrarietà. Se non vigilassi io senza parere, avrebbe già da un pezzo smesso di comporre musica. E devo fargli lo spoglio dei giornali quando parlano di lui e nascondergli le critiche poco favorevoli. Poi devo incoraggiarlo nei momenti di depressione e soprattutto trovare sempre molto bello ogni cosa che gli componga. Per poter lavorare ha assoluto bisogno dell'approvazione
anzi dell'ammirazione di sua moglie. Non può assolutamente farne a meno. È uno degli aspetti della sua fedeltà. E così se scrive un valzer io gli dico meglio di Strauss. Se compone una serenata, Schubert potrebbe invidiarti. Tempo fa si cimentò in una sinfonia che tuo marito non vuole neppure ascoltare. Ah, ma io imperturbabile. Beethoven, dissi. Pare Beethoven. Ma tuo marito non se ne accorge che esageri. Certamente è un uomo intelligente. Sa benissimo che la sua sinfonia è bruttina, ma che io lo paragoni a Beethoven gli fa piacere lo stesso. Già, ma intanto Camillo, che cosa mi consigli di fare? Dato il carattere di tuo marito, penso che il metodo da te adottato sia il migliore. Spaventarlo, fargli delle grandi scenate. Sì, lo vedo, persino ho paura di esagerare. Non vorrei che si stancasse. Purtroppo non abbiamo figli. Ma non ti preoccupare, che Camillo non saprebbe vivere 15 giorni senza di te. Beh, certo, i figli sono una grande arma che il buon Dio ci ha dato. La tua Gabrietta dov'è? Trascorre qualche giorno a casa dei nonni. I parenti di mio marito l'adorano, poveretti. Lei li incanta con le sue smorfiette. È una bambina deliziosa, deliziosa. Volete bene. Che ne diresti se pregassimo Pio di parlare a Camillo? Per dirgli che cosa? Non lo so, fargli un po' di morale. Non servirà a granché, ma si può provare. Beh, se non altro Pio potrà scandagliare l'animo di Camillo e darti delle informazioni preziose. Non hanno neanche il senso della solidarietà questi uomini, sai? Si tradiscono l'un l'altro con estrema facilità. La vedova frequenta ancora casa vostra? Elena? Mm. Sì, spesso. Non è mica antipatica. Da me non mette più piede. Ma non potresti parlare anche a lei, non so. Dirle che so già tutto, ecco. Io? Mm. Sai... tra noi donne. Adopereremo Pio anche per questo. Elena ha molta simpatia per lui. E non hai paura? Di buttargli Pio fra le braccia? Non c'è pericolo. Nelle braccia di chi volete buttarmi? In quelle di Elena. Non sono delle brutte braccia. Per salvare Camillo. Ah, io dovrei... Grazie, no. Elena è una donnina molto divertente, però un po' troppo stravagante per il mio carattere. Sempre 10 idee per la testa, 1000 progetti per un pomeriggio. Quando viene qua a trovarci ci scombussola tutta la giornata. Qui in campagna si annoia. Ha fatto malissimo venire a passare le vacanze qua. Lo vedi? Te beata. Che c'è? Che vi piglia? Senti, Pio, Francesca ed io vorremmo parlarti un po' seriamente. Sì. Ai. Senti, tu dovresti fare una buona paternale a Camillo. Io? Sì, dovresti fargli capire che sta per travolgere due vite, che sono stanca, stufa, che così non si può andare avanti, ecco. Sì, ma tutto questo non glielo avete già detto voi? Sì, ma venendo da un amico? Da uno spettatore imparziale? Un buon marito, un uomo come voi! Gli farà più effetto. Sì, voi credete? Dovete dirgli che sta per distruggere con la...